Ciao a tutti, mi chiamo Democrito e sono nato nell'antica Grecia all'incirca nel 460 avanti Cristo. Ebbene sì, ben 500 anni prima della venuta di Gesù. Sono famoso perché sono stato il primo a parlare degli atomi. Ai miei tempi ero un famoso filosofo e scienziato. Per me l'essere è il pieno e il non essere è il vuoto, proprio come voi moderni conoscete gli atomi al giorno d'oggi. Per me la materia era suddivisa in piccolissime particelle, sempre in movimento, sempre a muoversi e sempre costantemente avanti e indietro. La parola atomo è infatti una parola greca che significa indivisibile. La mia teoria, però, era troppo avanti con il tempo, troppo moderna per essere capita dai miei contemporanei. Ci sono voluti ben 2000 anni prima che tutti mi dessero ragione. Purtroppo la teoria di Aristotele, un altro filosofo greco del mio tempo, è stata considerata giusta al posto della mia idea dell'atomo. Aristotele, quel buon tempone, diceva che la materia è formata da quattro elementi: aria, acqua, terra e fuoco. A tutti quest'idea sembrava molto più semplice e così è stata accettata e considerata vera per tantissimo tempo. Però alla fine ho avuto ragione io. I miei atomi hanno vinto sull'aria, l'acqua, la terra e il fuoco. Il mondo e tutto l'universo è composto da atomi. Posso considerarmi per questo il padre della chimica moderna. Studiate sempre la chimica, studiate la fisica e studiate anche la filosofia. Ciao a tutti, da Democrito. A presto!